Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a muovere i primi passi nella creazione dei circuiti elettronici all'interno di Fusion 360. Lo faremo grazie alla guida di Francesco, che mi ha aiutato a creare questo video in cui appunto andremo a introdurre tutta l'interfaccia della creazione dei circuiti elettronici e andremo a progettarne un primo molto semplice. Quindi vi lascio a Francesco e ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti in questo video. In questo video vedremo come sfruttare le potenzialità di Fusion anche per quanto riguarda la progettazione di circuiti elettronici. Questa funzione può esserci utile per due motivi sostanzialmente. La prima è che ci permette appunto di avere un calcolo del layout del PCB corretto in funzione al modello che stiamo generando, come può esserci utile anche per avere una visione, qualora non ci interessi creare un modello contenitore, una visione del PCB una volta realizzato oppure prodotto in stampa. Per prima cosa vorrei farvi vedere come dovrebbe essere il flowchart della realizzazione. Quindi si parte da una creazione di un circuito, quindi uno schema elettronico, una creazione del modello contenitore, una creazione del PCB dal layout del modello, poi l'importazione del circuito creato nel layout PCB del modello, lo sbroglio e la creazione delle piste e poi, una volta terminata questa fase, il nostro progetto viene salvato e visto come un componente esterno e possiamo definitivamente importarlo poi nel nostro modello. Ovviamente sarà più una caratteristica visiva durante l'importazione, perché tutto quello che riguarda la caratteristica funzionale, la creazione o quant'altro sarà tutto gestito dalle funzioni della creazione e modifica dei circuiti elettronici del PCB. Dunque, per partire io volevo partire con uno schema abbastanza semplice, quindi in questo video vedremo e faremo uno schema. E poi nei video successivi vedremo come far diventare la schema componentistica e poi tutte le altre fasi che abbiamo visto in questo flowchart. Quindi la prima cosa che andrò a fare è quella di creare un nuovo design elettronico. Dunque ci compare questa schermata e noi andremo a fare, queste sono le funzioni principali, quindi abbiamo nuovo schema, fare riferimento a uno schema già creato, fare un nuovo PCB oppure fare riferimento a un PCB già creato, perché da qui noi potremo anche fare direttamente un PCB, è più impostato per funzionare in modo che prima creo uno schema, quindi aggancio componenti al mio schema, scelgo il componente in base al footprint e quant'altro e poi da esso viene creato il PCB. Quindi in questo caso ne andremo a fare un nuovo schema. Dunque ci si apre questa schermata qua. Allora, per prima cosa si può inizialmente attivare o meno la griglia. La griglia è impostata a 0,1 pollici, che più o meno corrisponde a 2,5 mm facendo le conversioni. In questo caso io potrei la lascio attiva e qua abbiamo la nostra griglia. Poi le funzioni sono la rotellina per avanzare e indietreggiare, poi tenendo premuta la rotella ci si sposta nell'area e poi abbiamo appunto il classico click di selezione e il destro quello che riguarda le funzioni. Poi abbiamo la parte layer, che quindi sono gli strati o perlomeno tutti i layer che formano il nostro schema, quindi abbiamo i net che sono la linea delle reti, la linea dei bus, i pin, i simboli, i nomi, i valori, info e quant'altro. Quindi un componente è formato sia da dati che vanno dal net al nome, al valore, alle info, perché ovviamente se io prendo una resistenza avrò sia la parte del modulo, quindi modulo resistenza, che sarà collegato con una rete di net ad altri moduli, avrà dei pin, avrà un suo simbolo, avrà un nome, avrà un valore, avrà delle info.
Quindi diciamo che di default ci si muove, si usa sempre un ambito del layer 91 che è quello dei net. Prima cosa fondamentale sarebbe appunto quella di controllarsi un po' le librerie. Quindi nel menu library abbiamo library manager, quindi aprendolo noi abbiamo tutte le librerie che sono state installate. Allora, inizialmente voi ne avrete sicuramente poche. Io, siccome mi ero un po' stufato di andare ogni volta a cercare altre librerie qualora non trovassi componenti, sono andato in available, le ho prese tutte e me le sono scaricate tutte. Sicuramente troverete tanti doppioni, però è il modo migliore, perché poi ognuno le indicizza un po' come vuole queste librerie. Posso dire però che le librerie più complete che abbia trovato sono quelle della WURT, quindi sia a livello di componentistica e quant'altro, e sia a livello di footprint e 3D sono le migliori. Comunque, tornando indietro, abbiamo un'occhiata veloce al menu Drive e qui abbiamo tutte le funzioni di disegno e di testo che possono essere inserite nel nostro schema. Tutto quello che viene fatto con queste funzioni qua deve essere sempre sul layer dei simboli, o comunque sia non può essere sul net, cioè non possiamo utilizzare la linea per fare dei net, delle connessioni. Io adesso vado ad aggiungere i componenti di questo schema. Questo qui è uno schema di due LED che lampeggiano grazie a un circuito oscillatore a due transistor. È in pratica da un'onda, cioè da una corrente continua, viene generata un'onda quadra che fa una sorta di on-off a determinati secondi, che vengono poi impostati con le resistenze e quant'altro. Comunque diciamo che lo scopo è quello di rendere in grado chiunque, guardando, per dire, andando a prendere un po' di fonti su internet, quindi magari, che ne so, ho creato un modellino, voglio mettergli delle luci, mi vado a prendere il mio circuitino e me lo vado a ricreare qua dentro, e poi riesco a farmi il PCB, oppure comunque riesco ad avere un impatto anche in fase di render molto più, sicuramente molto migliore, ecco. Poi magari più avanti vedremo dei casi particolari, che ad esempio l'ultimo che ho fatto è questo, che è un, in pratica è un controller di strisce LED RGB con un Arduino. Quindi questo qua è l'Arduino non in forma, diciamo, convenzionale come la maggior parte di voi è abituata a vedere, ma è stato usato solo la T-Mega con l'oscillatore, il tasto di reset. Poi qui abbiamo un'entrata a 12 volt che, oltre a darci l'energia per alimentare il nostro Arduino grazie a un convertitore da 12 a 5 volt, ci dà anche l'energia per il controllo dei LED. Ovviamente, per far funzionare ciò e non bruciare i transistor, dovranno essere utilizzati degli alimentatori switch. Quindi l'alimentatore switch è un alimentatore come sono tutti quelli di adesso, che non vanno a fare una sorta di riduzione della corrente con dispersione, ma fanno una riduzione di corrente grazie a un sistema switch, quindi un continuo on off, in modo da arrivare alla tensione desiderata, ecco. Comunque, allora, convenzionalmente dovreste, proprio per essere precisini, dovreste usare e scaricare la libreria Frame. La libreria Frame, che è questa, vi permette di inserire nello schema la tavolozza. Quindi, ipotizzando che volessi utilizzare questa. Come potete vedere, ogni qualvolta selezioni un componente, ho qui il disegno schematico, poi qui avrò il footprint, che sarebbe diciamo l'impronta di stampa per il PCB, e poi qui sotto avrò proprio il 3D package, quindi come è 3D effettivamente l'oggetto. Può essere utile in tanti casi,
come quando, per dire, abbiamo tanti componenti e dobbiamo cercare dei componenti appositi, tipo non sappiamo, magari solo con le scritte, vedere la differenza tra un condensatore elettrolitico, ceramico, poliestere oppure altre fattispecie, ecco. Quindi selezioniamo, per dire, questo, torno indietro e me lo vado a posizionare. Come potete vedere, qui avrò anche nelle parti tutto quello che io inserisco nel mio schema. Quindi la seconda cosa da fare è aggiungere una fonte di alimentazione. La fonte di alimentazione è sotto il menu Supply o Source in alcuni casi. Comunque, una cosa fondamentale quando si va a fare una ricerca è quella di o inserire completamente il nome del pezzo, ma sicuramente avreste delle basse probabilità di trovarla, a meno che non siano pezzi eclatanti, oppure si inseriscono dei caratteri fino ad arrivare al più o meno, perché poi ovviamente non è che posso mettere S e poi mettere fare ricerca, sennò troverei mille combinazioni. Quindi metto più caratteri possibile per completare quello che vado a cercare e poi utilizzo il carattere jolly, che è l'asterisco. Quindi io vado a dirgli sup con l'asterisco, lì mi andrà a cercare tutte le variabili compreso sup. Quindi adesso andremo a inserire la nostra fonte di alimentazione. Allora, per questo schema qua sicuramente ci serverà una fonte di almeno 9 volt. Quindi potrei andare a prendere o direttamente una VCC, che poi gli do io un valore, oppure prendere queste qua già preformate da 5 volt, 12, 15, eccetera, eccetera. Quindi prendo una VCC, quindi una volta corrente continua, perché sarà utilizzato con una batteria, e lo vado a posizionare qua. Quindi io qui, volendo, posso anche dargli un valore, che il valore qua non ce l'ha perché è solo una cosa diciamo figurativa, perché poi se noi sappiamo che lavora 9 volt potremo direttamente inserire o due pin che poi andremo a saldare con il portabatteria 9 volt, oppure qua ci sono tante librerie anche per quanto riguarda il, eccolo qua, il portabatterie. Quindi, per dire, qua abbiamo, vedete, simbolo, footprint e 3D, qua abbiamo quello, penso, delle pile, quelle piatte, poi ce ne sono veramente tanti. Comunque il consiglio è di vedere più librerie possibile, se riuscite scaricatevele voi anche tutte e poi vi troverete sicuramente meglio anche con le ricerche. Quindi inserisco anche la fonte negativa di alimentazione, perché questo qui è solo il più. Andiamo sempre nel nostro supply e prendo il ground e vado a mettere qua. Poi ci servirà, sicuramente ci serviranno delle resistenze, quindi queste qui non vi consiglio di cercarle, cioè la ricerca la troverei più utile per quei componenti che non sono facili da individuare, perché ad esempio determinati convertitori non vengono messi sotto il transistor ma sotto altri menu. Però tutto quello che riguarda LED, resistenze o componentistica primaria dell'elettronica, sicuramente troverete la loro libreria, come in questo caso. Qua abbiamo queste resistenze da 7,2 mm, Eustat per europee, poi ci sono queste, però preferisco quelle classiche, quindi usiamo queste. Allora, cliccando col sinistro la posiziono, cliccando col destro la vado a ruotare. Quindi so già di metterle così e me lo vado a posizionare. Posso andare avanti quante volte voglio, che lui per ogni resistenza che io andrò ad aggiungere aggiungerà il 2 come fosse un contatore, quindi R1, R2, R3 e così via. Quindi a me ne servono 4 e me ne vado a mettere 4. Ok, poi dopo vedremo come dargli valori e quant'altro.
L'importante è intanto trovare il componente che rispetti le nostre caratteristiche, quindi sia a livello di footprint che di realizzazione, perché dovete sapere che in elettronica ci sono i componenti standard, poi ci sono i componenti SMD e quant'altro. Quindi questa qua è una resistenza standard, come possiamo trovare anche queste resistenze qua che sono quelle SMD, quindi sono proprio quelle resistenze piccolissime che andiamo a trovare nei microcircuiti. Non è il nostro caso, perché questo qua sono casi di hobbistica. Poi mi servono due LED, quindi LED o li posso provare a cercare, anche se ne verrebbero talmente tanti, se no andiamo direttamente in optoelettronica. Vediamo se lo troviamo qua. No, optoelectronic, e andiamo nei LED radial, perché anche i LED esistono, anche i LED SMD. Quindi andiamo a selezionare i nostri classici LED che avremo tutti, per dire ne prenderei uno blu, quindi me lo vado a ruotare anche questo, e poi ne prenderei uno rosso. Bene, allora dei LED, questa è la parte del più e questa è la parte del meno, anodo e catodo. Quindi catodo corrisponde sempre al pin che va collegato al negativo, a ground, a massa. Poi mi servono i nostri famosi transistor, e qui proveremo a utilizzare la ricerca con il jolly. Quindi a me serve un BC5, mettiamo il jolly, e qua abbiamo i nostri 547, eccolo qua, NPN, e qui me ne servono due, quindi me ne serve uno così, poi dovremo comunque ruotare, ma non ce lo fa ruotare. Ah, possiamo anche specchiarlo, ecco, lo specchiamo, uno così e l'altro messo così. E poi ci servono i nostri condensatori, che li troveremo sotto la libreria dei capacitor. Prendiamo uno piccolo, quindi classico ma piccolo, qua ne vedo pochi, vediamo se troviamo qua. Molti non hanno il 3D package. Questo cosa vuol dire? Che avrete il simbolo, avete il footprint che magari è giusto, però non avete l'immagine 3D. Quando poi andrete a creare il modello 3D del PCB, invece di vedere il componente vero e proprio, vedrete come se ci fosse una placchettina di plastica sopra che va a coprire giusto i due pin. Poi se uno vuole essere meticoloso, fa tutto come si deve, se no uguale. L'importante è comunque avere i simboli giusti e il footprint giusto, e avere poi l'idea, poi quando verrà realizzata è un altro discorso. Quindi, per dire, prendo questo qua che mi sembra quello un po' più piccolo, o se no possiamo provare a cercarlo direttamente con il valore. Quindi io ne cerco uno da 10 microfarad, forse qualcosina trovo, ma questi qua ci sono, ma non hanno il 3D. Io, per dire, potrei utilizzare anche questo, però non è lo scopo, volevo farvi un attimino vedere a livello visivo. Quindi prendiamo questo, indifferente. I condensatori in questo caso sono polarizzati, quindi vuol dire che non si possono invertire i pin, e quindi per il momento non possiamo mettere così e così. Adesso i componenti ci sono tutti, andiamo a fare quello che è il dare dei valori e connettere il tutto. Quindi in questo caso abbiamo l'R1, quindi o premiamo V di value e gli andiamo a dare un valore, quindi una resistenza di 330, e qua in automatico compare anche il valore. Poi l'R2 56 kΩ, si mette solo la K. L'R3 56 anch'essa,
e l'R4 330 ohm. Bene, poi i condensatori sono predisposti alternati, quindi vedete che ancora nel menu dei valori premo ESC e torna alla normalità. Quindi faccio una rotazione del pezzo, cliccando ancora col sinistro vado ancora a ruotarlo. Ok, quindi andremo a fare adesso, per spostare i pezzi si prendono dal centro tenendo premuto il sinistro, quindi questo è collegato a questo, questo è collegato a questo, quello è massa. Ok, adesso andiamo a fare le connessioni, quindi premo su NET e vado a connettere in automatico. Quando mi avvicinerò lui mi inquadrerà il pin che andrò a selezionare. Quindi qua abbiamo i tipi diversi di linee, quindi non so neanche spiegarle, comunque diagonale, retta, curva, AS, continua, tratteggiata, eccetera eccetera. Clicco una volta e poi sono libero di spostarmi sempre seguendo un andamento che è quello appunto di angoli a 90 gradi. Quindi mi aggancio alla prima resistenza, qui mi aggancio così, qui mi aggancio così, qui vado a ground, poi quando clicco qui in automatico poi si aggiunge un'aggiunzione, non mi veniva il nome, e vado avanti con i miei collegamenti. Quindi scendo, invece di fare questa cosa qua, io cosa faccio? Potrei arrivare giù, clicco una volta al sinistro, lui si blocca lì e poi vado avanti. Poi faccio lo stesso qua. Questo andrà qua, mentre invece questo va qui. Ok, il nostro circuito è stato collegato. Ora io qui potrei anche attribuire un valore, quindi potrei dire con la bell, allora qui mi porta VCC che sarebbe il valore, con name potrei anche metterli direttamente 9 volt, però non so se me lo riporta. Eccolo qua, 9 volt. Adesso magari lo spostiamo. Ok, poi andiamo a cancellarlo manualmente. E qui abbiamo il nostro bel circuito. Bene, io direi che fino a qui ci siamo arrivati. Nel prossimo video vedremo tutto quello che c'è dopo, quindi il salvataggio, la visualizzazione come PCB e poi andremo a creare un involucro per contenere il nostro circuito, magari aggiungeremo anche il modulo batteria e poi vedremo proprio diciamo alla fine come si presenta il nostro progetto, sia a livello
funzionale, quindi poi chi vorrà potrà sperimentare questo circuito qui. Mi sono dimenticato di mettere il valore, adesso lo mettiamo, e potrà sperimentare, poi magari fate sapere quanto è il tempo di on e il tempo di off dei LED. Allora, intanto metto il valore, quindi qui abbiamo detto 10 microfarad e anche questo 10 microfarad. Questo non so perché non me lo riporta, comunque è un PC547. Lo stesso anche qui. Bene, vi ringrazio per aver visto il video e alla prossima. Ciao.